Buonasera, ci troviamo di nuovo con il professor Leonardo Vittorio Arena, filosofo ed esperto delle filosofie orientali, per affrontare l'argomento del taoismo. Professore, Chuang Tzu ha detto: la grande sapienza abbraccia tutto, la piccola sapienza divide. Ci può spiegare, in altri termini, il significato profondo di questa asserzione? Certo, questo è un principio taoista proprio in tutti i sensi. Allora, occorrerebbe molto tempo per rispondere a questa domanda in particolare, però cercherò di condensarla. Intanto il brano è tratto dal Zhuangzi, che è una delle più grandi opere taoiste, per me la più importante, che tra l'altro ho tradotto per Rizzoli, colgo l'occasione per dirlo, e questa frase riassume proprio lo spirito dell'opera. C'è una divisione da fare, insomma. La grande conoscenza sarebbe in cinese da ji e la piccola conoscenza, xiao ji. Ecco, io partirei dalla piccola per rendere il senso della distinzione. Nella piccola conoscenza io sono io, lei è lei e così via. E in pratica noi non siamo i sassi, non siamo altri animali, non siamo le piante, non siamo gli oggetti e così via. Ogni oggetto è distinto da un altro. Questo modo di vedere le cose ci permette di orientarci. Noi abbiamo bisogno di orientarci nella realtà, altrimenti saremmo sopraffatti da un caos di immagini e memorie. Però questa è la piccola conoscenza, cioè questa è la conoscenza, tanto per dire, che si radica negli opposti, per cui io dico che oggi, mettiamo, ho compiuto una buona azione oppure una cattiva, oppure quella piccola conoscenza che mi fa dire questo è giusto, questo è sbagliato, questo è positivo, questo è negativo, io adesso sto bene oppure sto male. Ecco, tutto questo tipo di impostazione sul mondo e sulla realtà ci permette di funzionare. Ecco, per cui per esempio io arrivando qui so che ho un treno a una certa ora, non posso arrivare in stazione in un'altra ora, perché poi non riuscirei, diciamo, a rispettare i miei orari. Quindi la piccola conoscenza mi dice: devi prendere un certo treno in una certa ora, impiegherai un tot di tempo e così via. Funziona dal punto di vista pratico, per esempio noi insegnanti mettiamo dei voti, facciamo dei programmi, parliamo della interpretazione dei testi, come anche in questo caso. Poi però c'è la grande conoscenza. Parlare della grande conoscenza è un po' più complesso, perché la grande conoscenza non procede per opposti. Nella grande conoscenza non c'è il bene, non c'è il male, c'è una sorta di al di là del bene e del male, per dirlo con Nietzsche. Zhuangzi è un po' il Nietzsche è cinese, perché ci sono molti punti di contatto tra i due. Per Zhuangzi la grande conoscenza è quella del Tao. Dire cosa sia il Tao, non so se c'è nelle altre domande, non vorrei dirlo subito. Comunque, restando sulla grande conoscenza, che è molto vicina comunque al Tao, abbiamo questo. Nella grande conoscenza tutte le cose sono una. Ovvero noi ci rendiamo conto che la distinzione tra l'uomo e l'animale, tra l'uomo e le piante, tra l'uomo e i sassi e così via, è una distinzione di comodo. Ecco, noi ci orientiamo nella realtà. Però se per un attimo ci elevassimo da questo tipo di conoscenza, quindi la piccola conoscenza, entreremmo in una conoscenza più ampia. Nell'espressione cinese, tra l'altro, in cinese, soprattutto nel cinese antico, non c'era la differenza tra il positivo e il comparativo di un aggettivo, diciamo. Quindi grande conoscenza vuol dire anche superiore conoscenza. Piccola conoscenza significa anche inferiore. Quello che voglio dire è che nella grande conoscenza non c'è l'io e non c'è il tu. Noi siamo parte di un grande flusso che si chiama Tao, di una grande strada. Ecco. Lì
ci rendiamo conto che gli opposti sono convenzioni dell'uomo, che nella realtà non c'è distinzione. Ecco. Quindi possiamo muoverci sul piano di un sapere che ci permette poi di orientarci nella realtà anche in un altro modo. Quindi ci rendiamo conto che magari dal punto di vista del Tao, cioè della grande conoscenza, non ci sono errori. Tutto può essere giusto, oppure né giusto né sbagliato. Tutto acquista un significato diverso, ecco, che io chiamo il nonsense, perché non può essere ridotto a ciò che la piccola conoscenza ci presenterebbe come significato o come valore. E anche la dualità vero-falso per la grande conoscenza non c'è più. Cioè ci muoviamo nel mondo, diciamo, più leggeri, ecco, però è molto difficile descrivere la grande conoscenza con le parole della piccola conoscenza, che sono poi i termini della nostra lingua, di tutte le lingue del mondo, insomma. Ecco, non so se ho reso l'idea. Senta, anche nella filosofia indiana esiste una visione non dualistica. Qual è la differenza con la visione del Tao? Beh, nel mondo indiano c'è un altro modo di vedere il non dualismo, ecco. Sia in un caso che nell'altro c'è il non dualismo. Nel mondo indiano ci sono tanti modi, diciamo, di concepire le stesse cose, però io direi questo per intenderci meglio. Potremmo dire, ecco, potrei dire così, partendo però dal mondo del Tao, che forse è più semplice. Nel mondo del Tao noi ci accorgiamo che il duale ci permette di funzionare. Ecco. Quindi possiamo dire a qualcuno che è bello perché abbiamo l'idea del brutto, e al contrario, chiaramente, viceversa. Quindi questo non è che ci dica, non so, dovete scartare la piccola conoscenza, dovete scartare la via degli opposti, però sappiate anche che c'è un altro modo di vedere le cose che è molto più profondo. Infatti un altro passo del Zhuangzi molto celebre dice: se noi guardiamo le cose dal punto di vista della differenza, io sono io, lei è lei e così via, se invece partiamo dal punto di vista della unità, allora tutto è sempre la stessa cosa. È come se il mondo cinese, con il taoismo, tendesse a impostare nella realtà tanto la piccola conoscenza quanto la grande. Nel caso del mondo indiano, ci sono poi molte differenze, ma parlando ancora per generalizzazioni, nel mondo indiano lì è come se si dicesse: se io colgo Om, che è questo suono primordiale, in Om c'è già tutto. È come se l'indiano dicesse: perché tornare nel mondo se io posso avere Om? Ora, ci sono visioni di indiani che tornano nel mondo dopo aver raggiunto questa consapevolezza del tutto è uno, e allora sono molto vicine al Tao e a tante altre filosofie cinesi, giapponesi, tibetane e altro. Però quello tipico del mondo indiano è, sempre parlando per schemi, raggiungere la illuminazione, qualunque cosa sia questa illuminazione, il risveglio, diciamo, per noi stessi, cioè poi ci portiamo anche gli altri, però è come se ci appagassimo talmente di questo suono unico che è Om, di questa unità, identità che abbiamo percepito, che ci rendiamo conto che anche tutto il resto del mondo passa in secondo piano. Ecco, non è sempre così, chiaramente, neanche nel mondo indiano, però ci sono molte visioni che insistono su questo. Quindi io direi che si tratta soprattutto non tanto di una differenza di impostazione, perché anche nel mondo indiano la grande parola del mondo indiano è Tat Tvam Asi, che vuol dire quello sei tu, cioè l'altro sei tu, l'altro sono io, non c'è distinzione. Qui siamo ancora nel taoismo per certi versi. Però il taoista sente l'esigenza, diciamo, della piccola conoscenza, quindi di quella che ancora procede con il duale,
Mentre nell'altro caso a volte si può entrare, penso a Shari Aurobindo per esempio, si può entrare talmente nello stato del Brahman, nello stato della conoscenza suprema, che tutto il resto appare veramente, come nella Bhagavad Gita, soltanto un gioco di ombre, insomma, cioè qualcosa che è molto al di sotto, diciamo, dell'esistenza umana. Diciamo che si vive più nello stadio del superuomo, proprio nel senso in cui Aurobindo dava a questo termine, proprio in questo senso, sempre parlando in generale. Per finire, il bianco e il nero esistono ognuno se esiste l'altro. Come spiega la conciliazione degli opposti dal punto di vista del Tao? Beh, direi ancora questo, che il Tao, ecco, non l'ho detto prima, è una via, anzi non una via, ma è la via per eccellenza. Il Tao è la grande via in cui ci troviamo tutti, diciamo, ecco questo. Per muoversi nel Tao bisogna vivere nella spontaneità, ecco, questo è il punto. È la spontaneità che mi permette di andare oltre gli opposti. Faccio un esempio. Tipico dell'essere umano può essere quello di agire bene oppure male, danneggiando gli altri oppure no. Ora, l'uomo del Tao non ha nessuna voglia di danneggiare l'altro. Nello stesso tempo, però, coglie la relatività dei due concetti, bene e male. Quindi è come se lui arrivasse, oppure lei, insomma, l'essere umano in generale, è come se arrivasse in uno stadio in cui gli opposti non esistono più, però nello stesso tempo lui non sceglie il male, non sceglie la violenza, per esempio sceglie la debolezza, non sceglie la forza, sceglie il bene, non sceglie il male. Come dicevo prima, tutte le sue azioni sono giuste dal punto di vista del Tao, perché il Tao assegna a ogni essere la sua funzione. Ecco, come si concilia tutto questo? Soltanto se l'essere riesce a essere se stesso. Ecco. Cioè io non posso essere diverso da ciò che sono, devo essere me stesso, questo è il punto. Se sono me stesso, trovo un punto, uno stile di vita, Tao vuol dire anche questo, è una way of life, trovo uno stile di vita che fa sì che tutto ciò che io faccio sia corretto. Non perché inseguo l'etica della correttezza, un'etica di norme, di leggi, di comandamenti, quanto perché io sono me stesso, cioè il mio essere mi spinge in una certa direzione, la spontaneità mi dice questo, e per quella visione io mi accorgo che non c'è differenza, poniamo, tra il fare una cosa o non farla, perché comunque nella mia natura è di farla. Effettivamente ognuno di noi è diviso in due parti, insomma, quindi c'è questo yin e c'è questo yang, come anche nelle volgarizzazioni della filosofia cinese si sente spesso dire. Ecco, quello che volevo dire però prima era che la spontaneità consiste proprio nell'essere ciò che si è, una volta yin, una volta yang, una volta tutte e due le cose, una volta nessuna delle due. In questo senso c'è una coincidenza degli opposti, quindi non tanto nel senso che io scelgo, mettiamo arbitrariamente, di sottolineare solo alcune componenti, mettiamo maschili, del mio essere maschio. Anche l'aspetto femminile, insomma, nel senso lato della parola, dovrebbe venire fuori. Se non fosse così, ecco, questo poi resterebbe nell'inconscio, per dirlo anche con gli psicologi occidentali, con Jung in questo caso, e quindi ci sarebbe una sorta di squilibrio. Quindi coincidenza degli opposti, dal punto di vista individuale, significa impadronirsi, tra virgolette, senza violenze chiaramente, ma con la debolezza tipica del Tao, con l'elemento, diciamo, soffice del Tao, la leggerezza, di quelle che sono le componenti opposte.
senza, diciamo, che questo possa influire sull'equilibrio globale, diciamo, del mio carattere, in questo caso se facciamo l'esempio delle tendenze maschili e femminili. E quindi la spontaneità consiste in questo: vivere gli opposti senza lasciarsi condizionare dagli opposti, quindi senza pensare che io, per esempio, in quanto maschio non possa avere aspetti femminili e il contrario chiaramente per una donna. Questo mi sembra la spontaneità. Proprio la spontaneità è l'essere così delle cose, il diventare ciò che si è. Grazie mille, professore.